mi interesso delle aiuole di questa piazza, da molti anni abbandonata. Se posso ritornare come memoria storica negli anni 70, 70, sì, inizio anni 70, 1979, un gruppo di giovani, allora giovani da 20-30 anni eravamo, ci siamo presi cura di queste aiuole. Avevamo un'associazione, l'associazione Monte Pellegrino. Avevamo fatto questa associazione appunto per cercare di far svegliare questa piazzetta. Abbiamo messo anche una statua dedicata ai pescatori, fatta con una grande festa. Abbiamo invitato i bambini delle scuole elementari, sia della Cesare Abba, del Marabitti. Questo è stato perché abbiamo fatto 2 anni circa di lavorare in questa piazza. Abbiamo messo la recinzione erbosa, prima la recinzione con i paletti in ogni aiuola, poi la recinzione erbosa, e quindi abbiamo messo questa statua nel gennaio 1981, ritorno con le date, e abbiamo fatto l'inaugurazione. Abbiamo pigliato una signora anziana, allora aveva intorno a 90 anni, la signora Bilello, sposata, e quindi l'abbiamo fatto come madrina. È venuto l'assessore dell'epoca, non ricordo il nome, e facendo anche una grande festa con tutti i bambini. Abbiamo fatto giochi, corsa con i sacchi, tutto ciò che si poteva fare con i bimbi. Dopodiché per diversi anni ci siamo occupati di queste aiuole. Purtroppo poi chi è andato fuori città, è andato a lavorare, si è trasferito, siamo rimasti in pochi. Anch'io sono andato via per un periodo, oltre che avevo anche un lavoro, quindi facevo il ferroviere, ma avevo anche un altro lavoro, però era un lavoro privato che ce l'aveva, diciamo, a nome di mia moglie, quindi non mi potevo dedicare tanto. E dopo di ciò, diciamo che è stata nuovamente abbandonata. Anzi, devo dire che c'era anche un signore anziano, ora non è più, che si dedicava anche lui a queste aiuole. Purtroppo poi, dopo di questo signore e noi, non c'è stato più nessuno a curare queste aiuole, quindi da sempre abbandonate.